Mi sentite? Sì. Mi sentite? Benissimo. Sì. Ok, un attimo che mi hanno suonato alla porta. Momento, fermi. Ecco. Arrivo. Sì, lo so. Un attimo che... Un attimo, che era appunto un corriere, disinfettate le mani. Allora, adesso sciriamo lo schermo. Perché non muovo, no? Eccolo. Allora, credo che adesso è sciarato. Quindi scusate, metto le chat sotto così ci vediamo. Bene, allora finalmente ci siamo. Dunque, vi ricordate che l'altra volta eravamo rimasti al discorso della semantica delle logiche di Boole, e abbiamo visto che queste sono le operazioni logiche che una logica booleana può giustificare, questi primi tre, quindi la congiunzione come prodotto, la disgiunzione come somme e prodotto, perché vi ricordate, no, che la disgiunzione nel senso booleano non è la disgiunzione normale, e poi la negazione, e poi ovviamente l'implicazione o il materiale che è semplicemente non x o y, poi l'oxor, va bene, quello che chiamavamo la disgiunzione, la disgiunzione disgiuntiva, che si chiama normalmente l'esclusiva, cioè quando possono essere veri solo se sono alternate il vero e il falso, e poi l'equivalenza, che è la negazione dello XOR. Va bene? Perché è ovvio che l'equivalenza vuol dire che sono 1 e 1 e 0 e 0, e che è esattamente l'opposto dello XOR, che è vero invece soltanto 0, 1 e 1, 0. E quindi le operazioni logiche, come sappiamo, corrispondono a operazioni su insiemi, e il fatto che io posso, diciamo, usare una logica booleana vuol dire che posso trasformare qualsiasi formula di logica proposizionale in una logica equazionale, perché la logica booleana è definita su numeri, cioè ricordatevi che un'algebra in generale è una struttura definita su un campo numerico, e quindi i numeri, diciamo, in numerazione binaria, generalmente la logica booleana, anche se non necessariamente, comunque quella che si usa normalmente è numerazione binaria, e quindi quando io sostituisco P e Q con 0 e 1, ecco, ricordatevi che sto praticamente facendo una valutazione semantica. Per questo io, quando abbiamo fatto le tavole di verità a logica 1 e a logica 2, io non ho usato vero o falso, ho usato 0-1, perché appunto, siccome uno degli scopi dei nostri corsi di logica è
connettere con l'informatica, è ovvio che lo 0 e 1 sono simboli booleani della logica booleana e sono valutazioni di vero o falso. E quindi, come sappiamo, appunto, queste formule corrispondono ad altrettante valutazioni semantiche. Quindi quello che è interessante è che quando io uso la logica proposizionale usando la logica booleana, non vado a sostituire P e Q con delle costanti logiche. Per esempio, appunto, piove o fa freddo, va bene, che sostituisce P o Q. Questo è quando appunto io lavoro in logica proposizionale normale e sostituisco costanti proposizionali, cioè proposizioni del linguaggio ordinario, del linguaggio scientifico, li vado a sostituire alle variabili proposizionali P e Q. Ma quando io le sostituisco con 0 e 1, io non sto sostituendo le variabili proposizionali con delle costanti proposizionali, cioè con una singola proposizione, ma con un numero potenzialmente infinito, che stiamo in logica, di proposizioni vere o false, perché seguono la struttura logica di quella formula proposizionale. Quindi, come sappiamo, queste formule corrispondono a altrettante valutazioni semantiche, vero che e falso che, su di esse, perché sto rappresentando con due soli simboli un'infinità di simboli di variabili individuali proposizionali. Quindi, diciamo, quello 0 e 1 non mi sostituisce una proposizione, ma un numero indefinito di proposizioni che seguono la stessa struttura sintattica del calcolo proposizionale. Quindi, allora questo è molto importante, perché quando sostituisco, questo è un simbolismo che è importante perché lo dobbiamo tenere presente, che ci servirà dopo in teoria delle categorie. Quando io vado a sostituire P e Q con 0 e 1, io è come se stessi dicendo: è vero che P e Q, va bene? È vero che P o Q, questo simbolo, che è il simbolo di per sé della dimostrabilità, va bene? È vero che non P, eccetera, eccetera. Che nel simbolismo dell'algebra universale si scrivono così, cioè questa è una formula proposizionale, va bene? È vero che P e Q, ok? Allora, questa è una phi come formula complessa e questi simboli, questa parentesi quadrata raddoppiata, vuol dire la valutazione semantica di una formula proposizionale complessa. Va bene? Chiaramente si usano le lettere greche perché questo è un metasimbolo, va bene, del metalinguaggio. Quindi, questo è vero che P e Q, è vero la formula phi, per esempio, che è rappresentata dal P e Q, oppure se qua scrivo è vero che P o Q, la chiamo psi, per esempio, ok? E così via. Ciò significa allora che i connettivi di una logica di pool, ricordate, questa è la firma di una logica di pool, perché la firma o signature di una algebra sono le operazioni che quella struttura algebrica consente. Quindi, tornando alla definizione che cos'è un'algebra in generale, è una struttura definita su un campo numerico, nel caso di Boole è numerazione binaria, su un campo numerico e con le operazioni caratteristiche di quell'algebra. Allora, queste operazioni caratteristiche si chiamano la firma di quell'algebra, in inglese signature. Allora, la firma di un'algebra di Boole, perciò di una logica di Boole, sono l'AND, l'OR e il NON, ok? Che corrispondono a operazioni su insiemi, perché abbiamo detto che se io sostituisco le variabili proposizionali con i numeri di un lattice di Boole, quelle sono valutazioni semantiche e quindi di per sé sono operazioni su insiemi, va bene? Perché l'AND corrisponde al l'AND corrisponde
all'intersezione, qui era, ho scambiato l'ordine. Land corrisponde all'intersezione fra due insiemi, e io sono religioso e sacerdote, no? Quindi nella, sono nell'intersezione fra la classe dei, o l'insieme dei religiosi e l'insieme dei sacerdoti, va bene, non è vero, ma facciamo finta che sia così. Allora, diciamo, sono sacerdote romano, va bene, quello è vero. Quindi c'è l'insieme dei cittadini romani, l'insieme dei sacerdoti, io sono nell'intersezione, ho l'end, no? E l'or invece è una somma, va bene? Sono sacerdote o religioso, ed è vera per tutte e due, quindi è la somma logica, mentre invece il non è il complementare. Complementare di un insieme, vi ricordate? È tutto ciò che non appartiene a quell'insieme. Va bene? Quindi, allora, le operazioni di logica equazionale e di logica booleana corrispondono a operazioni su insiemi e non su individui, va bene? E quindi su insiemi di individui e non su individui, come relativi conduttivi proposizionali. Quindi corrispondono ad altrettanti operatori, va bene? E che c'è differenza c'è fra operazione e operatori? L'operazione è su numeri, va bene? Gli operatori sono sugli insiemi corrispondenti, va bene? E poi scopriremo che invece di lavorare gli operatori, la famosa algebra degli operatori, che oggi è il formalismo che si usa di più in matematica, fisica, logica, quello appunto lo vedremo con teoria delle categorie, gli operatori si definiscono anche su strutture algebriche complesse, cioè invece che lavorare su insiemi e sottoinsiemi, lavorate su algebre e sottoalgebre. Quindi io posso definire la semantica di una algebra di Boole su un'algebra complessa. Va bene? Tanto per farvi capire quanto è importante questo oggi per la fisica contemporanea, tutta algebra degli operatori, io posso definire la verità-falsità di una logica booleana su un'algebra complessa, perché per esempio uno spazio di Hilbert in fisica quantistica è appunto una struttura algebrica complessa, cioè lo spazio di Hilbert è un'algebra, una struttura algebrica, che però contiene tante altre sottoalgebre. Quindi invece di fare insieme sottoinsieme o classi sottoclassi, fate algebre sottoalgebre. Allora vedete che qui stiamo passando, ma questo lo vedremo bene con teoria delle categorie, stiamo passando da una logica insiemistica a una logica, diciamo così, che si chiama arroteoretica, cioè una logica fondata sulle relazioni con un verso e una direzione, cioè frecce, relazioni con un condominio e un dominio. Ricordate quando abbiamo fatto logica delle relazioni R e già X e Y che sono il dominio e il codominio? Ecco, quelle sono frecce, no? Sono relazioni formali. Oddio, si è bloccata la... Scusate, avete ragione. Sì, sì. Sorry. Mannaggia. Oh, mamma mia. Adesso si è sbloccata? Prof, è sbloccata adesso. Evviva. Oh, Gesù, mi dispiace. Quindi voi non avete sentito niente, praticamente. No, abbiamo sentito, credo che sia aggiunta due persone. Io ho sentito normalmente. Professore, io sentivo normalmente. Anch'io. Voi sentivate allora, forse non vedevate. Sì. Ma ci sono alcuni che non riescono ad entrare, sembrano che sono bloccati. Il problema... No, beh, noi abbiamo sbloccato la riunione, perché mi dimentico che mo c'è questa nuova funzione di sblocco della riunione. Ecco, era bloccata. Sì. Grazie prof. Ecco, allora vi dicevo che tornando quindi velocemente, quando io passo da una logica proposizionale alla logica booleana, cioè a una logica equazionale, perché sto definendo le operazioni logiche di congiunzione, alternazione e negazione come altrettante operazioni su numeri. Va bene? Io, quindi la numerazione in quel caso è 0,1, allora
Quello 0,1 della logica booleana con cui sostituisco le variabili proposizionali P e Q, io scrivo per esempio P1, Q1, va bene? Quindi sostituisco P e Q con 1 e 1, è chiaro che qui sto dando una valutazione, cioè se è vero o falso. E allora la logica booleana di per sé corrisponde non a sostituzioni di variabili proposizionali con costanti proposizionali, come si fa in logica proposizionale normalmente. Io per esempio P e Q la sostituisco con piove e fa freddo. Va bene, sostituisco delle variabili proposizionali con delle costanti proposizionali. Qui le costanti proposizionali sono valutazioni semantiche, sono 1 o 0, e quindi non corrisponde a una proposizione individuale, cioè piove che determina uno stato di cose individuale o fa freddo uno stato di cose individuali, ma a una infinità, un numero indefinito di situazioni che soddisfano la congiunzione. Va bene? Quindi sono valutazioni semantiche. Ripeto, ecco perché io, quando facevamo il calcolo con le tavole di verità, io non ho mai messo vero o falso, ma mi ho messo sempre 1-0, perché appunto era per introdurvi direttamente a una logica booleana, anche senza dirvelo, perché era troppo complicato spiegarvelo. Adesso ve lo sto spiegando. Quindi, quando io sostituisco con P e Q con 0,1, che sono valutazioni semantiche, allora è come se stessi dicendo: è vero che questo simbolo vuol dire derivabile, cioè dimostrabile, perciò siamo in logica, dove il vero è la dimostrabilità. Quindi è vero, è P e Q, è vero P o Q, è vero non P. Ripeto, questo simbolo sta per dimostrabile, derivabile, ok? Conseguenze derivabili da premesse. Però in questo è anche il modo più banale per dire è vero che, va bene? Quindi è vero non P, è vero quello che volete. E se uso il simbolismo dell'algebra universale, questo, ripeto, ci servirà quando facciamo teoria delle categorie, io uso questi simboli, cioè questo simbolo della parentesi quadrata raddoppiata, bene, come fosse in grassetto, vuol dire che è vera la formula Φ, dove Φ è chiaramente una metaformula che sta per esempio per questa congiunzione. Quindi è vera Φ nel senso di è vero P e Q, oppure è vera Psi, è vero P o Q. Chiaramente uso le lettere greche perché sono nel metalinguaggio. E ciò significa che i connettivi di una logica di Boole, che sono la firma della logica di Boole, ricordatevi che un'algebra in generale si definisce come una struttura di relazioni definita su un campo numerico con delle operazioni che la caratterizzano. Va bene? Allora, per esempio, l'algebra di Boole è caratterizzata, e quindi questa è la sua firma, dall'operazione dell'end che corrisponde al prodotto, l'or che corrisponde alla somma e il non che corrisponde al complemento 1 meno x, va bene? E 1 meno x uguale a 0, quindi 1 meno 1, e che è il non. E questi, allora, questa signature, questa firma, che sono le operazioni caratteristiche di una logica booleana, corrispondono a operazioni su insiemi e non su individui. Scusate, qui ho invertito i simboli. L'end corrisponde all'intersezione fra due insiemi. Io sono sacerdote romano, vuol dire che sono nell'intersezione fra la classe dei romani e la classe dei sacerdoti. L'or, che è la somma logica, quindi è la somma fra insiemi, la composizione, appunto la... l'intersezione, questa è la somma insiemistica, e il non è la complementazione, cioè tutto ciò che non appartiene a quell'insieme. Allora, quando io sostituisco a una formula proposizionale 0 e 1, io non sto facendo in logica, non sto facendo operazioni aritmetiche, va bene? Sto
lavorando con operatori booleani, perché sono operatori perché lavorano sugli insiemi corrispondenti. E quindi, per non confondere allora l'operatore booleano con l'operatore dell'ordinaria logica degli insiemi, va bene, quindi l'intersezione, l'unione e la complementazione, si usano questi simboli che vedete corrispondono ai simboli della logica proposizionale, ma sono più grossi proprio per indicare che non sono operazioni logiche proposizionali, ma sono operatori di logica proposizionale, cioè perché lavorano sugli insiemi corrispondenti, perché sono valutazioni semantiche. Chiaramente, però, una volta che io mi trasferisco da una logica di Boole ordinaria a una logica di Boole con operatori, va bene? Troverete in letteratura, vabbè, se poi venite a studiare queste cose, di solito Boolean algebra è BA, Boolean algebra, BAO, Boolean algebra with operators. Perché? Perché ha un'ordinaria firma, va bene, di una logica booleana, che ripeto, è l'AND, l'OR e il NON, io sostituisco gli operatori logici, quindi insiemistici corrispondenti, cui bisogna aggiungere due operatori, vero e falso, che corrispondono ai simboli binari 1-0. Perché è chiaro? Perché io passo da questa a questa, da questa firma a quest'altra firma, soltanto se invece di lavorare su variabili proposizionali vado a lavorare su costanti proposizionali e soprattutto su valutazioni semantiche. E quindi io ci devo aggiungere che l'algebra degli operatori si caratterizza non solo per gli operatori insiemistici AND, OR e NON, va bene? Quindi operazioni logici insiemistici, semantici, ma anche con il vero e falso, che di solito si indica così, true e false, ok? Che corrispondono ai simboli binari 1-0 dell'algebra di Boole. Cioè in un'algebra di Boole con operatori, la firma di quell'algebra è data da questa formula, quindi vero 1, falso 0. Operatore dell'AND, operatore del prodotto logico, operatore semantico del prodotto logico, operatore semantico della somma logica o dell'alternativa e operatore della negazione logica. Quando dunque interpretiamo i connettivi logici in un'algebra booleana standard, occorre limitare le corrispondenze alle operazioni su insiemi, in quanto non è possibile interpretare la logica booleana standard alla logica dei predicati e quindi porre in corrispondenza le operazioni su una logica booleana ad operazioni su classi. Ora però, come si può estendere la logica booleana, che è una logica proposizionale, a una logica dei predicati e quindi a una logica su classi? Per questo prima parlavamo di insiemi, non di classi, quindi una logica su classi. E questo si fa molto semplicemente sostituendo alla logica booleana, che di solito ha due proposizioni, A, B, no? A e B, non si usa P e Q, no? Si usa costanti, perché, ripeto, sono variabili proposizionali interpretate, quindi A, B, quindi A o B è il sommo dell'addice booleane, l'infimo è A e B. Allora, come posso trasformare questa logica proposizionale a due proposizioni? La posso trasformare in una logica predicativa, una logica dei predicati, che è una proposizione sola, sostituendo B con non A. Allora, questo è molto interessante, perché allora A o non A diventa la proposizione sempre vera, perché è ovvio che è sempre vera, quindi la classica tautologia, A e non A, quindi l'infimo, il supremo diventa quella sempre vera, l'infimo diventa quella sempre falsa, cioè A e non A,
e tutto il resto sta in mezzo, va bene? E quindi se uso una logica booleana monatica, cioè non a due proposizioni, ma a una proposizione con la sua negazione, è possibile passare alla logica dei predicati. L'ultima bella, bellissima caratteristica della logica di Poole, per cui piace tanto ai matematici, e a tutti coloro che fanno logica formale, questa è la grande intuizione di Poole, è che gli insiemi numerici su cui le logiche booleane sono definite possono essere costruiti usando la logica booleana stessa. Perché? Perché la logica booleana è definita su insiemi numerici costruibili usando i simboli della logica booleana stessa, cioè usando la somma. Va bene? E quindi posso usare una funzione ricorsiva, cioè l'insieme xn più 1 è una qualche funzione di xn. Va bene? Quindi se io voglio passare dal numero 1 al numero 2, io basta che ci sommo più 1, va bene, costituisco l'insieme dei numeri 1, l'insieme dei numeri 2 e così via. Allora la logica booleana è una logica costruttiva per definizione, va bene, perché indifferentemente da altre logiche può costruirsi gli insiemi numerici su cui è definita, va bene? E quindi l'operazione booleana di verità-falsità c'è sempre un limite inferiore, va bene? E che sarà il punto fisso da cui parte la procedura ricorsiva. Quindi se io devo fare xn più 1 uguale a una certa funzione di xn, va bene? Cioè, in questo caso è la somma, no? Perché aggiungo a n, ci aggiungo 1 e ottengo xn più 1. Va bene? Qual è il punto fisso di questa procedura ricorsiva? E x uguale f di x. Va bene? X uguale f di x è il punto fisso della procedura ricorsiva. Per cui io parto da x, x uguale f di x. Diciamo il punto zero questo, no? Poi scrivo, poi la rendo ricorsiva perché faccio che il passo successivo, che sarebbe 0 più 1, ma generalizza ben fuendo in 1, è una qualche funzione del passo precedente, cioè xn. In questo caso x con 0, va bene? E che sarebbe, siccome qui sto su insiemi numerici di interi positivi, è semplicemente l'insieme precedente più un elemento. E allora, naturalmente questo vi fa vedere tutto il problema delle logiche costruttive booleane, va bene? Che hanno il limite inferiore definito, ma il limite superiore non lo puoi costruire. Cioè, questa procedura ricorsiva non ha un limite superiore definito, perché è quando ti fermi. E allora questo porta all'utilità poi usare delle coalgebre, perché mentre una logica booleana, cioè un'algebra booleana, sale, va bene? Una coalgebra booleana scende, quindi c'è il limite superiore definito, ma non il limite inferiore. Diciamo, invece di essere un'induzione xn più 1 funzione di xn, è xn meno 1 funzione di xn. Quindi avendoci definito il limite superiore, ma non quello inferiore, vedremo sotto quale condizioni succede questo, ma non quello inferiore, allora tu puoi fare una computazione competitiva, cioè che quando quella che sale incontra quella che scende, allora la tua operazione è limitata superiormente con quella che scende, inferiormente con quella che sale, e così non c'è bisogno di supporre platonicamente che i limiti superiori esistano già in sé, va bene? In un qualche mondo ideale, come appunto Eudosso quando diceva, io, è quello che mi sto scrivendo qua, Eudosso, no, vi ricordate, io posso dire che moltiplicando all'infinito i lati di un poligono iscritto in un cerchio non può non coincidere alla fine del processo infinito
con il cerchio. Però appunto lì il cerchio deve essere già definito, deve essere un oggetto platonico, esiste già in sé, va bene? Perché se io non avessi il limite superiore definito, cioè il cerchio definito, io non posso costruire un cerchio partendo dal poligono, perché quando mi fermo, siccome è una procedura infinita, va bene? È una procedura che per definizione non si ferma mai. È come quando, per farvi anche così capite, così allenate il modo di pensare, è come quando tu definisci il limite in senso newtoniano, no? Cioè il limite di una serie infinita. Per esempio, è un mezzo alla n. Per n che va all'infinito, va bene, quindi è un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, andate avanti, e alla fine dice andate a 1. Sì, ma quell'uno, perché ovviamente una serie che le differenze diventano sempre più piccole, va bene, ma quell'uno è un numero reale, non un numero razionale. Un mezzo alla n per n che va all'infinito è un numero razionale, ma il suo limite, va bene, e non è un numero razionale, perché è una serie infinita di razionali. Il suo limite non deve appartenere alla successione, ma deve essere già dato, cioè per esempio un numero reale. Va bene? Ecco, diciamo queste costruzioni aritmetiche sulla base del calcolo, grazie alla logica booleana, diventano anche la base di una logica costruttiva, cioè induttiva. Va bene? Quindi normalmente, se tu non usi le coalgebre, la logica booleana è infinitaria, perché il limite superiore deve essere un oggetto infinito già preesistente. E viceversa, se tu, e quindi una logica del secondo ordine con tutti i problemi del teorema di Gödel, eccetera, eccetera. Ma se invece usi questo approccio di computazione competitiva fra algebra e coalgebra, e puoi stare sul finitistico, sul finitario e quindi sul computabile, e cioè è quello che serve in teoria della computabilità per i computer. Quindi la dualità algebra coalgebra, la connessa dualità di limite con limite, quindi il limite è quello inferiore, diciamo così, booleano, il colimite è quello superiore della coalgebra. Quindi può offrire una soluzione nuova al problema, ovviamente di carattere locale, e quindi sono semantiche modali, perché chiaramente non valgono per tutti i mondi possibili, non valgono in assoluto, ma soltanto per alcuni, no? Perché è una computazione finitaria. Allora, adesso io qua vi salto questo della semantica algebrica, perché purtroppo, se no, non arriviamo alla parte che più ci interessa, che è quello dal punto di vista dell'ontologia formale. E quindi, diciamo, qui potete saltare questa parte, che è un modo per vedere come i limiti di una semantica algebrica, che sono il famoso teorema di Skolem, poi sono riportabili ai limiti dei teoremi di Gödel in logica. E quindi, diciamo così, stiamo sempre nell'ambito della problematica classica della formalizzazione. L'alternativa è usare quegli approcci finitari che vi ho detto prima, perché se non sto più sull'infinitario, sto fuori dai limiti del teorema di Gödel. Però questo intanto poi lo rivediamo bene in teoria delle categorie. Invece adesso però facciamo la pausa. Andiamo a vedere il problema del bicondizionale ontologico in ontologia e metafisica, perché questo ci porta dritti dritti a capire quello che già vi ho accennato intuitivamente, cioè l'importanza di un'algebra, una coalgebra, quindi di frecce che salgono e frecce che scendono, ok? Quindi del reverse, come al solito, della freccia della relazione. Perché questa è la base per un approccio realista
all'ontologia, ma questo lo vediamo dopo. E ci fermiamo un attimo perché appunto l'altra ora scatta alle 11.05, giusto? È vero? Alle 11.05. Pronto? Ci siete? Sì. Ci rivediamo alle 11.05. Adesso un attimo faccio pausa di registrazione e anche la registrazione. Ho visto qua nella chat che avete parlato appunto delle vacanze, sì, appunto sono state vacanze un po' originali perché è cambiato poco, ma ecco, vi ricordate che io vi ho mandato durante la settimana scorsa, vi ho mandato anche le istruzioni per fare l'esame, avete ricevuto, siccome non possiamo fare l'esame scritto, va bene, perché dobbiamo fare l'esame usando questa piattaforma Webex e con che quindi saranno esami pubblici, perché chiunque si può, come devono essere, perché gli esami all'università devono essere pubblici, e quindi chiunque si può assistere, ma sarà poi un dialogo a due fra una delle persone, un candidato, uno studente iscritto a quella sessione di esame, e me e un altro professore che fa da testimone, perché ormai dobbiamo seguire la metodologia che si usa negli esami di Stato, perché come sapete dall'anno prossimo poi si può chiedere diciamo la validazione grazie all'Università di Perugia dei nostri esami anche per lo Stato, quindi dobbiamo seguire la procedura dello Stato italiano, che perciò ci vuole un altro professore che fa da testimone. Di per sé bisognava farlo pure con l'esame in Vaticano, ma non si usava, adesso va fatto. Quindi gli esami vengono fatti in un dialogo fra lo studente e il professore, con un testimone che è l'altro professore, e poi i testimoni sono tutti quelli che vogliono assistere. Però appunto, non potendo fare l'esame scritto, allora voi mi preparerete uno schema dell'argomento, ricordate che l'esame scritto era su un argomento a piacere di quelli che abbiamo trattato. Quindi scegliete voi un argomento a piacere, sviluppandolo sulle slide e poi anche su qualcuno dei libri che vi ho consigliato, e mi mandate questo schema in anticipo almeno una settimana prima, e poi l'esame si svolgerà così. Cioè, siccome voi non avete mandato lo schema, io posso condividere il mio schermo in cui io metto online, diciamo, condiviso lo schema che voi avete scritto, e che quindi attenti vedono tutti, eh? Quindi lo schema che voi avete scritto, e su questo poi discutiamo. Va bene? Quindi la valutazione finale sarà sia sulla bontà dello schema, ecco perché poi è un misto di esame scrittorale praticamente, con l'avvantaggio che lo scritto ve lo preparate a casa, insomma. Ecco. Quindi con un esame scritto, però a me non mi serve lo schema, non mi serve che mi fate tutte le chiacchiere, va bene? Un esame scritto con lo schema di quello che volete esporre, e che sarà uno dei temi delle dispense a due numeri, quindi non potete farmi il problema del bicondizionale ontologico e ontologia metafisica, ma sceglimi per esempio la critica di Quine alla logica modale di Lewis come logica della metafisica. È ovvio che se voi affrontate questo punto dello schema, per esempio come scelta vostra dell'argomento su cui dovete discutere, volete discutere, e chiaramente dovete connetterlo a tutto il resto. È chiaro? Quindi non è il riassuntino di quella parte della dispensa, ma è, diciamo, partendo da quella parte della dispensa, collegarlo un po' al resto del corso, o almeno alcune parti del corso che voi pensate interessanti o importanti per capire l'argomento da voi scelto. E quindi naturalmente più lo schema è completo e fatto bene, e la vostra discussione è completa e convincente, e meno domande vi faccio io.
Va bene, se ricordatevi, quello me lo disse una volta un professore mio della Gregoriana, era, non mi ricordo più il nome, mannaggia, era il professore di teologia di De 1, cioè teologia fondamentale. E lui era uno spagnolo e diceva, dice, l'esame è come la corrida, e dove il professore è il toro e voi siete il torero, voi studenti siete il torero. E se siete toreri bravi, portate il toro dove volete. E se siete vero bravi, il toro vi incorna. Quindi, ecco, sta a voi fare in modo che io parli il meno possibile all'esame, perché siete talmente convincenti nella vostra esposizione e dimostrate di aver studiato e possibilmente di aver compreso. Va bene? Quindi l'esame si fa così, avete capito? Sì, e professore, per quanto riguarda i testi di approfondimento di cui ha fatto cenno. Che stanno nella bibliografia, no? Nella prima dispensa, anche poi nelle note che qualche volta metto qui nelle dispense, ci stanno tanti testi di approfondimento. E quindi, innanzitutto il manuale nostro di logica 2, di logica, elementi di logica ontologia formale, quello che ho scritto con Francesco, con Panizzoni. Però ovviamente lì ci manca tutta la parte algebrica. Purtroppo la parte algebrica di teoria delle categorie è tutta in inglese, quindi lì però forse approfondire non conviene, vi potete limitare a quello che vi dico io qui nelle dispense, va bene? Per la parte di teoria delle categorie, che No. adesso cominceremo a spiegare. Sì. No, perché il suo testo naturalmente ce l'abbiamo, ma volendo, adesso c'è il problema che non possiamo accedere alla biblioteca, quindi io vabbè, si può. Sì, guardate che comunque se andate sul sito Stock & Culture, c'è un sacco di roba lì che potete tirare giù. Va bene, grazie. Io, scusate, ve lo dico con molta semplicità, anche se un professore non lo dovrebbe dire, ma per me le biblioteche di carta è roba ancestrale. Io sarà 10 anni che non metto piede in una biblioteca, perché non studio. Va bene, ma perché andare a perdere tempo in biblioteca quando vi potete tirare giù tutto da internet e studiarvelo dove vi pare? Scusate, cioè veramente, adesso io torno a ripetere, per fortuna che questa emergenza fa emergere queste cose, insomma, qualsiasi biblioteca oggi è tutto online, ormai i libri di carta o le riviste di carta stanno sparendo, giustamente, perché risparmiamo pure gli alberi, insomma, si può fare tutto online, insomma. Adesso qui la cosa è pubblica e non vi posso dire, cioè, ci sono tanti modi, se voi cercate bene su internet trovate qualsiasi cosa. Va bene? Quindi non poter andare in biblioteca serve a poco. Ripeto, io sto sopravvivendo da 10 anni che non metto piede in una biblioteca, nella nostra né qualsiasi altra. Perché tutto ciò che mi serve io lo trovo sempre su internet. Va bene? Questa è la bellezza di internet. Quindi è vero che non potete frequentare la biblioteca, ma per favore, insomma, frequentate la biblioteca, è un qualcosa, è bello, no? È come adesso che hanno riaperto le librerie, che bello perché posso andare a sfogliare. E vabbè, io questi gusti, sarà che ho sempre poco tempo, ma io questi gusti me li sono giocati da parecchio. A me sta a sfogliare un libro, sta tutto sull'iPad, sullo schermo, ma perché devo andare a sfogliare lì? E quindi, ripeto, a parte che tutto quello che serve per l'esame sta già sul sito di Stock & Culture, lo volete tirare giù. Va bene? Purtroppo molto in inglese, che anche roba in italiano, soprattutto mia, che ci posso fare? Oggi la lingua è scientifica in inglese. Però, ecco, ripeto, potete preparare benissimo l'esame. Se vi manca qualcosa, ditemelo, cioè, ve lo metto io online. Cioè, professore, mi piacerebbe questo, siccome io c'ho tutto, ve lo metto io online. Prof, non lo so se ho sbagliato, però non sono riuscita a trovare al sito il materiale di Logica 3, solo di 1 e 2. È impossibile, è questo, scusate, è stockatool.org. Sì, però Come no? forse guardo di nuovo. No, guardaci perché c'è.
perché basta che clicchi sul numero del corso e ci avrai tutto. Vabbè. Non ho provato proprio il numero del corso. È il corso, il 5598. E attenta, molte cose li trovate anche a logica 2 e a logica 1. Cioè, per cercare il materiale, cercatelo sul 5598, però andate pure sul numero di, ma non me lo ricordo a memoria, di logica 2, e anche lì trovate un sacco di cose, che spesso sono comuni, capito? E poi ripeto, se vi manca qualcosa me lo chiedete. Ricordatevi che io faccio ricevimento non con Bembex, perché come vedete è pubblico, ma usando Skype, agli orari normali, quindi lo faccio. Ieri l'ho fatto, il lunedì lo faccio dalle 10:30 alle 11:30 e il giovedì lo faccio da mezzogiorno alle 2, va bene, del pomeriggio, e lo faccio su Skype, va bene? Il mio indirizzo Skype comunque l'ho scritto lì sulla cattedra online, GFB Gianfranco Basti 108, va bene? Voi mi chiedete l'amicizia, non sapete come si fa, io vi autorizzo e parliamo. Ovviamente posso parlare con uno per volta, quindi se occupa comunque mandate una mail e prendiamo un altro appuntamento, ok? Adesso non ci formalizziamo soltanto gli orari di ricevimento. Mi mandate una mail, prendiamo un altro appuntamento su Skype e parliamo, capito? Avete capito bene? La bellezza, cioè io scusate, sarà che sono internet dipendente, ma io sono in una felicità questi giorni perché non devo perdere tempo andare a venire all'università, tutto tempo perso. Lavoro soltanto a casa, lavoro e scrivo articoli, leggo e studio. Per me sta quarantena è una pacchia, scusate, sono un tipo un po' strano però, perché io lavoro benissimo così, quindi... Anche qui organizziamoci con Skype e se avete bisogno, richieste di chiarimenti, tutto quello che volete, ma anche voi fate, spero che già lo fate, insomma, gruppi di studio su Skype e studiate insieme. No? Va bene? Non so se voi potete usare Webex come organizzatori di riunioni. Organizzatevi una riunione, se lo potete, adesso non so le vostre autorizzazioni che ci avete. Però se potete organizzarvi un Webex, usate Webex per fare una riunione fra di voi, ma si può usare benissimo Skype se siete voi. Ci sono talmente tante piattaforme, c'è Google, quello che volete, insomma. Organizzatevi anche voi a gruppi di studio. Ok? Va bene? Professore? Chiaro? Mi sente? Sì, dimmi. No, non ho capito la parte che più ci interessa degli slide che ci ha detto all'inizio per l'esame, per l'argomento a piacere. Cioè, per l'argomento a piacere voi dovete scegliere un titolo a due numeri delle slide. Due numeri vuol dire 6.1, non 6. O non 6.1.1 che ha tre numeri. Ah, ok. Due numeri, lo vedete? Sono tanti però, se io qui adesso per esempio ho l'indice, guarda. Scusate, vedete, questi sono tutti a due numeri, 5-4 per esempio, va bene? O 6-1, oppure 6-2, vedi? O 6-3. Va bene, ok. Ok? Questo è un tema, adesso ho fatto un esempio, ma questo è per il capitolo 6, ma potete prendere qualsiasi capitolo delle slide. E su quello, vedete, e poi la nota bibliografica qui. Ok? Sì, okay. Questo purtroppo non è più uscito sto libro. Però ecco, tutto il resto c'è e soprattutto molte di queste cose stanno online. Ok? E ve l'ho messo online. Ah, sì, per esempio credo Rutten ve l'ho messo. Bene, ma queste però sono molto complicate, eh? Va bene? Quindi non so se voi poi lo potete approfondire. Ripeto, potete usare, io le note bibliografiche le ho messe sia all'inizio di tutto il corso, sia appunto sotto alcuni capitoli.
queste sono cose molto tecniche. Se qualcuno gli piace, gliele do, insomma. Le trovate sia nel corso di, adesso non mi ricordo quante ne ho messe di queste sul sito. Ce le posso mettere tutte, se qualcuno gli interessa basta che me le chieda, io gliele do, insomma, le ho tutte. Anche perché, diciamo così, siccome questi testi si vendono, io alcune cose non le posso mettere sul sito perché vado in galera, perché c'è il copyright, va bene? E io però personalmente me le posso dare, capito? Per esempio questo di Goranco, probabilmente che è fatto bellissimo, però è troppo difficile per voi. Però se qualcuno conosce già la logica formale, smanetta già con matematica, lo può leggere benissimo, non è affatto difficilissimo. Difficile solo per chi non conosce bene un minimo di formalismo matematico. Ma ecco, questo io non lo posso mettere online, perché questo libro costa, questo sta in un libro di 800 pagine che costa 120 dollari, insomma. Capite bene che non lo posso mettere online pubblico, perché vado in galera, arriva la finanza e mi arresta. Allora, però se qualcuno gli serve per lo studio personale, glielo do, perché personalmente li possiamo condividere, no? Basta che tu non lo metti in pubblico, capito? Altre cose invece stanno sul sito perché non c'ho problemi di copyright, perché magari sono manoscritti di articoli pubblicati, allora il manoscritto si può condividere, l'articolo pubblicato no. Cioè, bisogna stare attenti ai copyright. Però, ripeto, qualsiasi cosa voi volete, io ve lo posso condividere. Purtroppo queste sono cose molto avanzate, quindi la bibliografia è quasi tutta in inglese, non ci posso fare niente, in italiano non c'è quasi niente. Io non ho ancora trovato un testo di teoria delle categorie fatto bene in italiano. Lo scriverò io, ma adesso con Francesco faremo anche l'altro volume per Logica 3. E lo faremo noi un testo di teoria delle categorie fatto bene in italiano, perché non ce ne stanno. Sono cose molto avanzate che sono tecniche, quindi gli scienziati parlano inglese. Allora, ritorniamo al problema che però invece più ci interessa, e che già un pochino vi ho introdotto dicendo di all'algebra delle coalgebre, perché questa è la base di. Per capire che cos'è la causalità formale, formalizzata per esempio di Aristotele e San Tommaso, e quindi il concetto, ve lo dico con una battuta di Aristotele che è fantastica, non la pietra è nell'anima, ma la forma della pietra. Va bene? E quindi c'è un omomorfismo, c'è cioè una mappa dalla forma della pietra nel nostro cervello, per cui noi conosciamo la pietra. Va bene? E allora, questo si formalizza con algebre e coalgebre, perché quello che avevo detto nel momento in cui ancora non avevo condiviso la lezione, che mi era sfuggito, e il fatto che io le algebre di Boole le posso, diciamo, valutare semanticamente su una teoria degli insiemi, il bello delle algebre di Boole è che invece io le posso valutare non su una struttura insiemi sottoinsiemi, come si fa normalmente, nella cosiddetta set theoretic logic, cioè la logica insiemistica, che è il modo normale di fare logica e logica matematica, ma usando invece di insiemi sottoinsiemi algebre complesse, cioè c'è un'algebra di Boole, un'algebra semplice, e la vado a valutare su una struttura che non è di insiemi, ma di algebre e sottoalgebre. Una struttura di algebre e sottoalgebre si chiama algebra complessa. Va bene? Allora, se io posso allora valutare un'algebra di Boole su una coalgebra, va bene, che sia un'algebra complessa. E allora passo da una set theoretic logic, cioè da una logica insiemistica, va bene? Ha una logica, si chiama categoriale, oppure arrow-theoretic, cioè per dirla in inglese, from set-theoretic logic to arrow-theoretic logic. Perché? Perché mi vado a valutare la verità delle mie proposizioni su
sulla struttura formale di relazioni, per esempio, di una realtà fisica. Ok? Allora, siccome io in fisica uso normalmente le algebre, questo lo faccio negli esempi di Newton e di Cartesio, uso l'algebra quando devo fare i calcoli in fisica, va bene? Allora, quella struttura algebrica della realtà fisica, in questo caso è una coalgebra, ma è sempre una struttura algebrica, mi diventa la semantica della struttura algebrica di un'algebra di Burgi, di una logica proposizionale che mi parla di quella realtà fisica. Questo è il realismo. Ora, è esattamente quello che Quine chiedeva, va bene, alla logica modale se la interpreto come logica metafisica. Però adesso io vi faccio i passaggetti così riuscite a capire quello che vi sto dicendo. Allora, vediamo qual è la... Ricordate che Quine, questa l'abbiamo vista la logica 2, ha fatto una giusta critica alle pretese di poter conoscere la realtà da un punto di vista logico, perché ci sono tutti i problemi della referenza, va bene, con le logiche estensionali di tipo matematico. Allora, Lewis invece, ricordate la critica che ha fatto Lewis ai principi matematici, dice che ha fatto Wittgenstein praticamente, e io devo usare la logica modale come logica della metafisica. Ora Quine però ha detto, attenti, un'idea di Lewis può essere anche apprezzabile, però non funziona, e c'aveva ragione. Adesso vediamo perché. Quindi nel primo capitolo di una delle sue opere principali, che è un autentico capolavoro, si chiama Mathematical Logic, che vuole un bel testo professionale, diciamo così, di logica matematica, quindi è logica 1 e 2, va bene, e senza la logica modale ovviamente, che Quine non apprezzava minimamente, adesso vediamo perché, e si può leggere questo che è bellissimo, è uno dei testi più belli di logica matematica che abbia mai letto. Ora Quine, proprio nell'introduzione, nel primo capitolo di questo manuale, ci offre una preziosa critica alla pretesa di Lewis di fornire con la sua teoria dell'implicazione stretta, che adesso vi spiego, che alla base della sua assiomatizzazione della logica modale, noi attenzione non abbiamo fatto l'implicazione stretta, noi abbiamo usato gli assiomi delle logiche modali di Lewis, no? Vi ricordate l'assioma T, l'assioma D, eccetera, eccetera. Se io non vi ho fatto la parte che c'è dietro, adesso però ve la faccio, che la sua teoria dell'implicazione stretta, perché la teoria dell'implicazione stretta di Lewis crea un sacco di problemi. Quindi se uno può tenere, diciamo così, la sua assiomatizzazione della logica modale, come abbiamo fatto noi, senza l'implicazione stretta. Però con l'implicazione stretta Lewis intendeva proprio dare quella che è una teoria dell'implicazione metafisica, va bene? In quanto distinta dall'implicazione logica. E sia appunto l'implicazione della fisica, sia in quanto distinta da quella logica, adesso ne riparleremo, la cosiddetta implicazione formale, non materiale, sia dall'uso del connettivo logico del condizionale se allora, ovvero della cosiddetta implicazione materiale. Quindi qui dobbiamo imparare a distinguere fra implicazione metafisica, che è ontologica, dall'implicazione logica, che è l'implicazione formale, dall'implicazione materiale, che è quella che abbiamo imparato a usare con le tavole di verità. Cioè il condizionale se allora, if then. Ora, Quine, la critica di Quine innanzitutto è una critica a Wheeler e Russell, c'aveva perfettamente ragione. E Quine parte dal sottolineare correttamente la differenza tra il termine implica in semantica, che è strettamente legato alla nozione di verità, l'abbiamo visto anche noi, e il senso puramente sintattico del connettivo se allora del suo simbolo, cioè il ferro di cavallo o la freccia. Basandosi su queste considerazioni troppo spesso ignorate, qui vi fa vedere la grandezza di un logico come Quine. Può essere uno che non la pensa come noi, però è grandissimo. Insomma. Quine critica da una parte White e Russell, che nei loro principi hanno sorvolato su questa fondamentale distinzione, cioè fra il sé allora, che è puramente sintattico,
e l'implica che è in semantica. Tant'è vero che hanno tirato fuori quel termine, veramente fa male allo stomaco usando, anche se si usa, di implicazione materiale, che crea solo confusione. Va bene? Per cui tu dici implica, di per sé è solo semantico. Invece purtroppo da quando White e Russell hanno chiamato il se allora implicazione materiale, siamo costretti a chiamare l'implica logico o semantico formale. Va bene? Per distinguerlo dal materiale. Ma è un uso veramente veramente rozzo, veramente da ignoranti, per quanto White e Russell siano grandi. Però su questo erano proprio ottusi dalla incapacità moderna di capire la metafisica. Va bene? In questo erano veramente degli ottusi. E White e Russell, poi White e Russell, quando ha scritto il suo testo bellissimo, Process and Reality, ha capito il suo errore e ha cercato di uscirne. Però Russell invece è rimasto fermo lì, nella sua ottusità riduzionistica neoplatonica. Quindi che nei loro principi hanno sorvolato su questa fondamentale distinzione. Dall'altra è Lewis, che cercando di ovviare a questa mancanza dei principi, ha però mancato quello che è giustamente evidenziato da Quine, il punto cruciale. Ciò che Quine rimprovera a Lewis riguardo alla sua nozione di implicazione stretta, che adesso vedremo, è che essa è molto lontana dal costituire una teoria soddisfacente dell'implicazione. Al massimo essa offre una teoria dei modi e composizione degli asserti secondo condizionali che non sono vero funzionali, tipici delle interpretazioni cosiddette intenzionali e non estensionali della logica modale. Cioè quella che abbiamo usato noi, vi ricordate, abbiamo detto che la logica modale, quella di Lewis, quella assiomatica, è una logica che mantiene l'ambivalenza, ma non è vero funzionale, cioè non posso usare le tavole di verità. Va bene? E adesso capiamo perché l'abbiamo detto, ma poi non ve l'ho fatto vedere. Ve lo devo far vedere con l'implicazione stretta. Al contrario, continua Quine, una teoria dell'implicazione che risulti soddisfacente per usi metafisici, come Lewis originariamente pretendeva che fosse la sua teoria dell'implicazione stretta, deve prendere gli asserti, va bene, posti nella relazione di implicazione metafisica, come nomi di entità. Cioè, se stiamo in metafisica, non importa poi se è una metafisica naturalista, idealista, stiamo in metafisica. Vuol dire che quell'asserto, va bene, deve denotarmi qualcosa che esiste fuori del linguaggio. Va bene? Può esistere nella realtà naturale, può esistere nella realtà ideale alla Platone, può esistere nella società, cioè nelle convenzioni sociali del nichilista e del sofista, va bene, il convenzionalista, però se è metafisica e non logica, vuol dire che io sto prendendo quegli asserti come denotanti non oggetti linguistici, va bene, ma come denotanti entità che esistono fuori del linguaggio. Poi ripeto, può essere la metafisica che volete, può essere entità naturali se sto nel naturalismo, entità ideali se sto nel platonismo, entità logiche ideali se sto nel platonismo, o entità sociologiche se sto nel convenzionalismo linguistico alla De Saussure. Va bene? Quindi nel sofismo, nella sofistica. Dove queste entità esistano è un'altra questione. Qui stiamo facendo il problema logico, va bene? Se io voglio parlare di implicazione metafisica, non puramente logica, io ho bisogno che quegli asserti che sono posti nella relazione di implicazione siano denotanti entità estralinguistiche, così da poter considerare l'implicazione, che di per sé è fra asserti, come una relazione fra queste entità. Perché allora io ho un'implicazione fra enti linguistici, cioè fra asserti, che mi denota una qualche relazione fra le entità denotate da questa implicazione logica. Ragazzi, finalmente uno che ha capito. Il problema è questo, va bene?
Se c'è il concetto di implicazione metafisica e logica, a che cosa corrisponde nella realtà quella che io chiamo implicazione metafisica nella mia logica? Va bene? Quindi, riprendiamo quello che dice Quine. Deve prendere gli assetti posti nella relazione di implicazione metafisica come nomi di entità extralinguistiche, così da poter considerare l'implicazione come una relazione fra queste entità invece che fra gli enunciati stessi. Infine, deve essere una teoria, qui sto sempre citando Quine, capace di giustificare anche le differenze o le identità delle entità disegnate. Quindi la relazione di identità logica deve essere una relazione di identità metafisica. Se vogliamo essere con la metafisica classica, cioè quegli enti hanno la medesima essenza, per questo sono identici. Va bene? Poiché il problema riguarda non solo le relazioni come l'implicazione, la compatibilità e simili, ma anche relazioni come l'identità. Va bene? È la prima volta che ho trovato che un logico, finalmente, un logico moderno, contemporaneo, finalmente ha le idee così chiare. Questo è il problema. Va bene? Il problema di una metafisica postmoderna, così capite anche la difficoltà di fare una metafisica nell'età moderna, una metafisica rigorosa, va bene, formale, è proprio questo, cioè che siccome siamo partiti tutti dall'evidenza, tutti i giochetti dei filosofi moderni, e ci abbiamo perso, va bene, il cuore del problema. Il cuore del problema è questo, va bene, che invece era ben chiaro, per esempio, agli scolastici o ai classici. Un conto sono le relazioni fra gli enunciati, e un conto sono le relazioni tra le cose che questi enunciati denotano. Quindi, praticamente, per sintetizzare, una teoria dell'implicazione metafisica non logica e quindi della necessità causale non logica, chiaramente, e qui io sono un naturalista, quindi io dico quello che è l'implicazione logica, l'implicazione metafisica in logica, una logica che è un'ontologia diversa, un'ontologia formalizzata, va bene? E deve corrispondere a quella che è una relazione causale in metafisica. Di per sé gli scolastici erano più bravi di me, perché distinguevano fra relazioni razionali o logiche e relazioni reali. Quindi, diciamo così, uno potrebbe dire una teoria dell'implicazione metafisica non logica, quindi della necessità reale e non logica. Poi, di fatto, è una necessità causale, come vedremo, che quando è una relazione reale fra cose, noi le chiamiamo cause. Va bene? Invece noi da Leibniz in poi abbiamo ridotto la relazione causale alla relazione logica della condizione necessaria e sufficiente, e quindi siamo cascati dentro Kant, no? Che la causa è soltanto una relazione logica categoriale. Va bene? Questo è il problema. Finalmente un logico della grandezza di Quine che ripropone il problema. Un conto è la relazione logica, un conto è la relazione reale. Allora, se io devo fare una teoria dell'implicazione metafisica, occorre che giustifichi questo fatto che la relazione di necessitazione logica, che è quella dell'implicazione, si riferisca a una necessitazione reale che, in quanto aristotelico, in quanto naturalista, in generale non aristotelico, vogliamo causare. Capito? Perciò una teoria capace di giustificare in conformità a queste relazioni reali e non logiche le differenze e le identità fra queste entità denotate. Quindi non è soltanto la relazione causale come espressa nella relazione di implicazione metafisica, ontologica, diciamo così, ma anche le identità o le differenze come non relazioni logiche, va bene, per equivalenze fra insiemi, ma come relazioni reali. Cos'è un'identità reale? Ripeto, è quella che noi chiameremmo essenza, se fossimo classici, diciamo così, no? Non possiamo ancora chiamarla essenza, però questa è l'essenza, poi ti accusano di essenzialismo. Comunque è questo,
cos'è una relazione di identità reale e non solo logica. Come moderni non sappiamo distinguere, pensate a Hegel, va bene? Una teoria, poi terzo, una teoria capace di illuminare sempre in conformità a queste relazioni reali la pretesa oscurità di siffatte entità cui gli enunciati metafisici si riferiscono. Vi ricordate, in Logica 2 abbiamo parlato, anche nel testo di Filosofia della Natura, capitolo 4, si parla appunto dell'oscurità della referenza, in termini di Quine. Perché? Perché se tu stai in logica estensionale, non riesci a giustificare la referenza estralinguistica. Un'oscurità appunto che per Quine dipende ultimamente dalla non risolvibilità del problema della referenza estralinguistica, che è sintetizzata nella sua famosa opera Word and Object, no? E per cui è diventato famoso il termine di Quine di opacità della referenza, usato in quest'opera Word and Object. In particolare per quell'entità di cui Quine parla nel suo testo che stiamo qui commentando, e che sono i referenti di nomi comuni, va bene? Quindi la referenza individuale è difficile da giustificarla, ma si capisce. Quindi Gianfranco che si riferisce all'individuo Gianfranco. Ma quando io uso cavallo, va bene, è un nome comune, quindi non furia che è quel cavallo, ma un nome comune, vuol dire che è un nome di genere, di specie. Va bene, qui c'è tutta la discussione sulla referenza dei nomi comuni, no? La grandezza di Grieg è stato di tornare a dare ai generi naturali i nomi comuni come referenti di generi naturali. Questa è la grandezza di Kripke di cui abbiamo accennato nell'ambito dei logici del Novecento. Ovvero quelli che in metafisica si definiscono come generi naturali, o peggio ancora, un termine bandito dal gergo filosofico moderno, essenze naturali o nature. Allora, questo problema era ben chiaro anche a Tommaso, in generale uno scolastico medievale. E quindi, siccome lui se l'era posto, cioè i medievali, adesso io cito Tommaso, non potrei citare Scoto, potrei citare tutti i grandi logici medievali. I grandi logici medievali questo problema se l'erano posto, va bene? Quello che è interessante è la soluzione che dà Tommaso, perché ci porta dritto dritto a quella che possiamo dare oggi noi con le algebre e le coalgebre, no? Quindi un'algebra di Boole, una logica di Boole, è verificata, cioè semantizzata, non su una struttura insiemistica, ma su un'algebra complessa che è una coalgebra. Va bene? Come vedrete, è il succo del suggerimento da un punto di vista formale che dà Tommaso. E il suggerimento per una possibile soluzione del problema ci viene dal Medioevo, da Tommaso d'Aquino, che era interessato come noi alla fondazione di un'ontologia naturalistica basata sulla necessità causale, in quanto opposta a un'ontologia idealista basata sulla necessità logica come quella platonica. Il suo scopo infatti era rendere la metafisica e la teologia di ispirazione cristiana compatibile con il naturalismo emergente dell'ontologia aristotelica delle nascenti università dell'inizio del secondo millennio. Ricordate tutta la polemica all'Università di Parigi dove Tommaso ha insegnato per anni, tutta la contrapposizione fra i laici che usavano Aristotele contro i clericali, gli erici, che usavano Platone. Va bene. E sebbene Tommaso, essendo un chierico, doveva stare per questioni politiche con i chierici, con il partito dei chierici, quindi che era Bonaventura, i francescani, e lui però come spirito stava con i laici perché era un aristotelico. E questa è una cosa interessante. Per cui lui la sintesi l'ha fatta proprio per mettere insieme l'agostinismo neoplatonico di Bonaventura con l'aristotelismo naturalista della filosofia emergente, va bene? Che poi porterà alla laicizzazione delle università medievali. Quindi, come vedete, anche Tommaso, anche da questo punto politico, di politica culturale, è molto vicino, un po' lo sforzo che facciamo tutti noi, che cerchiamo di mettere insieme la grande tradizione teologica, metafisica, cristiana con la scienza, con il naturalismo scientifico. Tommaso è il nostro
modello e il nostro protettore. Allora, quindi il nostro scopo all'inizio del terzo millennio è simile al suo che stava all'inizio del secondo, perché condividiamo le stesse convinzioni teologiche, ma perché anche tutto ciò è in continuità con la necessità di sostituire il realismo logico dell'ontologia soggiacente alla fisica newtoniana, nel nostro caso sarebbe l'atomismo logico di Carnap, la versione, versione logica dell'atomismo newtoniano in fisica, con il naturalismo dell'approccio evolutivo all'attuale cosmologia e biologia. Questo perché il bello dell'approccio questo qui, che ti rende possibile non solo formalizzare la nostra metafisica classica, ma anche costruire un'ontologia formale della teoria evolutiva, sia in cosmologia che in biologia. Bene, contro tutto lo sciocchezzaio di Darwin e tutto il resto. E, cioè, Darwin resta come grande biologo la scoperta della selezione naturale, ma non basata sul caso, ma basata su relazioni causali non lineari. Va bene? Quindi mantenere evoluzione senza evoluzionismo. Comunque, ecco, qua ci fermiamo perché abbiamo finito l'ora. No, allora, scusate, quando finisce? Mi scordo sempre gli orari. Scusate, a che ora finisce? A 11.45 o a 11.50? Popolo, ci siete? Ehi, finisce? Allora, a che ora finisce l'ora? Alle 11.45 o alle 11.50? 10 minuti. Ah, allora quindi c'è ancora 10 minuti. Sì. Ora, ecco la soluzione di Tommaso. In questa luce vi è un fondamentale passo del commentario alla fisica di Aristotele di Tommaso, in cui egli ci spiega ciò che è proprio delle procedure dimostrative delle scienze fisiche e metafisiche, in quanto distinto dalle scienze matematiche, perché basate le scienze fisiche sulla necessità causale e non sulla necessità logica. Ok? Allora, e si tratta della lezione 15 al commentario di Tommaso al secondo libro della fisica. Il passo che Tommaso commenta di Aristotele è questo del secondo libro della fisica di Aristotele, e i numeri sono questi, che è fondamentale per i nostri scopi, dove lo Stagirita si domanda, cioè Aristotele, se la necessità fisica sia ipotetica, vedete, ex hypotheseos, o semplice, cioè aplos, cioè apodittica, come in metafisica e in logica. Ora, sebbene Aristotele non sviluppi una teoria del sillogismo ipotetico, che per questo dobbiamo aspettare gli stoici, i suoi alunni, va bene? Col modus ponendo ponens, ponendo e tollendo tollens, quello che abbiamo visto in logica proposizionale, però Aristotele, contro tutto lo sciocchezzaio che dice che Aristotele era per una fisica dedotta da una metafisica, quindi apodittica, va bene, in questo passo dice chiaramente che la necessità causale fisica è di tipo ipotetico. Perché? E non apodittica come metafisica e logica. Perché il carattere ipotetico degli assetti della fisica dipende dal fatto che in fisica tu lavori con enti fisici contingenti, cioè che possono essere e non essere, non per esempio con l'essenza, va bene, di un ente fisico che in quanto tale è e basta, va bene, ma con l'ente fisico in quanto può esistere e non esistere. E quindi gli enti fisici, in quanto esistenti, perché prodotti da cause fisiche, lui chiama a posteriori, va bene? E che quindi possono esistere o non esistere, perché appunto una causa fisica può essere impedita dall'azione di altre cause fisiche,
quindi stiamo in fisica, non in metafisica, allora per il carattere contingente degli enti fisici è ovvio che le leggi della fisica possono essere solo di carattere ipotetico, cioè vere solo dove l'ente fisico esiste, non dove quello non esiste. Va bene? Quindi le leggi della fisica per Aristotele, come per oggi per noi, va bene, sono di carattere ipotetico. Diversamente invece dalle leggi metafisiche sono apodittiche perché non hanno a che fare con l'esistenza contingente dell'ente fisico, va bene? Ma con l'essere dell'ente fisico, l'essere dell'essenza innanzitutto, e questo non è che può essere e non essere, è e basta, va bene? Quindi in metafisica noi lavoriamo con l'essere in quanto essere, quindi le leggi della metafisica sono apodittiche. In fisica lavoriamo con l'ente fisico in quanto contingente, in quanto determinato da cause seconde, e che quindi può essere e può non essere, per cui il ragionamento sarà per forza di carattere ipotetico, non apodittico. Questa è la chiarezza magnifica, splendida, no? Sia di Aristotele che di Tommaso che lo commenta. Il commento di Tommaso a questo passo è molto interessante, perché gli fa un'analisi logica di questi due tipi di dimostrazione, mostrando una conoscenza approfondita della logica storica, quella del ragionamento ipotetico, e delle proposizioni, della logica storica delle proposizioni, perché il ragionamento ipotetico lo puoi fare in logica delle proposizioni, non dei predicati, e delle due leggi fondamentali del modus ponens e del modus tollens, effettivamente non ancora esplicitate da Aristotele, va bene? Perché per lui, siccome modus ponens e modus tollens sono delle leggi logiche, e quindi sono apodittiche, ok? Perché sono tautologiche, ok? Quindi non sono leggi metafisiche. Le leggi logiche possono essere apodittiche come le leggi metafisiche, solo che differentemente dalle leggi metafisiche sono apodittiche perché sono tautologie, quindi sono identità, va bene? Sono tautologie, però questa è la grande scoperta degli stoici che non ha fatto Aristotele, e quindi per questo Aristotele considerava la logica una tecnica, non una scienza, perché? Perché non poteva avere leggi logiche apodittiche, che per lui l'unica scienza era appunto la metafisica, che invece poteva avere leggi logiche apodittiche. La grandezza degli stoici è stato scoprire no, è apodittica anche la logica, perché le leggi del modus ponens e del modus tollens, che sono le prime leggi logiche, sono tautologie. Infatti la tavola delle verità ci dà sempre uno, no? Noi abbiamo scoperto tantissime altre tautologie grazie alla tavola delle verità, cioè tutte le volte che le combinazioni mi dava uno vuol dire che era una tautologia, no? Vi ricordate? Era una implicazione logicamente valida. Ma torno a ripetere, per Aristotele la logica è solo una tecnica, un organo del ragionamento e non una scienza, perché ancora non ha scoperto le leggi logiche apodittiche perché tautologiche. Inoltre, il commento dell'Aquinate dimostra una profonda conoscenza della logica dell'implicazione inversa. Va bene? Quindi non se P allora Q, ma se Q allora P, di cui suggerisce una versione modale dei re. Va bene? Poi vi guardate in nota 23 che vuol dire, adesso non posso approfondire. Basta che capite che è de re, cioè che riguarda le relazioni reali, e non de dicto, che riguarda le relazioni logiche. Che è originale sia rispetto al sillogismo modale aristotelico, queste sono altre cose che dovete andare a vedere, se vi interessa, adesso non posso approfondire qua, sia rispetto alla versione modale di lui sull'implicazione materiale, cioè la cosiddetta appunto implicazione stretta, che è un'implicazione de dicto, va bene? E questo è il grande problema suo, di cui parleremo fra poco. Infatti Tommaso distingue nel suo commento al passo citato di Aristotele due tipi di dimostrazione ipotetica in fisica, che corrispondono nella logistica moderna alla logica dell'implicazione diretta, è quella che conosciamo, se P allora Q,
e inversa quella che ancora non conosciamo, che è se Q allora P. Va bene? La prima ci dice, Tommaso, è simile al carattere semplice delle dimostrazioni matematiche, che sono quelle in cui il fisico dimostra a partire da cause che sono a priori rispetto al processo fisico, cioè delle cause iniziali in un processo fisico comincia, che per Aristotele sono la causa materiale e la causa efficiente. Nell'epistemologia rappresentazionale, quella newtoniana della fisica moderna, le cause iniziali corrispondono rispettivamente alle condizioni iniziali. In fisica noi le chiamiamo le condizioni iniziali, non le cause. Le cause iniziali le chiamavano Aristotele e gli aristotelici. Noi parliamo di condizioni iniziali, cioè la posizione che corrisponde alla causa materiale, cioè quello che viene modificato, e la quantità di moto, che è la forza, m per v, va bene? E la forza cinetica, m per v, la quantità di moto, che è la causa efficiente. In meccanica, va bene? Io ho soltanto cause efficienti che sono cause moventi, lo direbbe aristotelico, e cause materiali che sono il mosso, va bene? Se tu stai in un'epistemologia rappresentazionale, il mosso vuol dire il cambio di posizione, ok? E il movente è l'energia cinetica, la forza cinetica, cioè la quantità di moto, e poi quindi MV1, no? E poi porterà Leibniz a scoprire l'energia cinetica, che è un mezzo MV qua, ok? Perché mentre la quantità di moto è una grandezza vettoriale, perché V è vettoriale, quindi c'è un verso e una direzione definita, per evitare tutti i problemi della reversibilità, garantire la reversibilità, quindi Leibniz sostituirà a M per V, che è vettoriale, quindi c'è un verso e una direzione definita, un mezzo MV quadro, perché V quadro, per definizione, non può essere sia positiva che negativa, no? Quindi è indipendente dalla direzione. E quindi l'energia cinetica è indipendente dalla direzione, invece la quantità di moto no. Quindi non è, tra virgolette, reversibile, come sarebbe richiesto invece alla logica della quantità di moto newtoniana. Perché, ricordate, se io cambio l'orientamento degli assi, va bene, e le equazioni della meccanica restano immutate. Ecco perché puoi andare avanti e indietro nel tempo. Ma se tu usi M per V, se usi V, V non è andare avanti e indietro nel tempo, cioè cambia la freccia. Devi usare il quadrato di V, cioè devi fare un mezzo M un quadro. Questa è la grande scoperta di Leibniz, da cui poi dipende tutto il formalismo di Newton, perché senza questa intuizione di Leibniz, Newton non poteva scrivere le equazioni sue. E, però vabbè, questo si va oltre. In ogni caso, quelle che sono cause materiali efficienti nella ontologia fisica aristotelica diventa nella logica rappresentazionale della scienza moderna, che ricordate non cerca le cause ma cerca le leggi matematiche, diventano posizione e quantità di moto, che vengono chiamate in dinamica le variabili canoniche della meccanica newtoniana e nello specifico della meccanica razionale di Laplace e Kant. Quindi adesso ci fermiamo un attimo qua, perché ormai è passata l'ora, e quindi ci rivediamo la settimana prossima. Ricordatevi che dobbiamo trovare due recuperi nel pomeriggio, e quindi poi magari la settimana prossima ci diamo le date dei recuperi, dobbiamo recuperare 4 ore, va bene, del periodo della quarantena senza lavoro. Allora grazie e ci rivediamo martedì prossimo. Grazie a lei, ciao ciao, arrivederci, buon pomeriggio. Altrettanto. Comincio adesso il corso di neuroscienza. Sì, però devo cambiare sessione, aspetta. Ok, allora chiudo. Ok. Sì, chiudo adesso.